Bentornati tutti quanti sul canale di Sackface, io sono sempre Jason e oggi vi parlo dei lati positivi e negativi che possiamo trovare in un film che sto attendendo con un poca hype, al dire il vero. E sì, sto parlando naturalmente di Jurassic World, il regno distrutto. In uscita noi giovedì 7 giugno e io andrò a vedere il giorno stesso alle ore 20 di sera, quindi la recensione, se riesco, la carico appena torno a mente fresca, oppure potete leggere la mia opinione veloce su Facebook di come sono state le mie impressioni, e poi la recensione invece la farò venerdì e verrà caricata venerdì 8 giugno. Poi volevo ricordarvi che tutta questa settimana arriveranno i video dedicati ai tre di tutte le conferenze di quello che mi aspetto di vedere, perché finalmente da sabato 9 giugno inizia ufficialmente le conferenze dell'E3, da Viaplay fino a Sony, quindi vediamo un po' se sarà veramente l'E3 migliore di tutti i tempi come tutti stanno dicendo, oppure sarà la solita sofega. Vediamo, dai. Appunto, cosa posso dire lati positivi e negativi di Jurassic World? Il primo lato positivo, sicuramente, che troviamo è il fatto che il film si prosinta sulla distruzione, ovvero l'estinzione nuova dei dinosauri. E vedere questa cosa sul grande schermo fa veramente piacere. Tra l'altro, bellissima la scena del trailer dove c'è il Tyrannosaurus Rex che ruggisce con il vulcano dietro che esplode tutto, l'isola viene distrutta, tutto lo scenario apocalittico, bellissimo. Tra l'altro hanno detto che questo Jurassic World sarà molto molto più apocalittico, molto più cupo in confronto al primo film. Quindi vediamo un po' cosa hanno combinato. Spero abbiano fatto un buon Jurassic World. E l'altro lato positivo sicuramente che ritorna Chris Pratt, che io lo adoro, e Bryce Dallas Howard nei panni di Claire invece, mentre lui ritorna nei panni di Owen, Grady, l'addestratore di Raptor. Ritorna Blue, uno dei Velociraptor in cui mi sono appassionato nel primo Jurassic World, mi è piaciuto molto Blue come Raptor. E beh, questi saranno nuovi nemici, nuovi dinosauri, c'è un nuovo ibrido. Un nuovo ibrido che si chiama Indoraptor, che è una creazione genetica in laboratorio, pure questa come il Dominus Rex del primo Jurassic World. Vediamo, perché il Raptor diciamo che è un po' più ispiratorio confronto al T-Rex. Vediamo un attimino cosa hanno combinato di bello. In più anche vi posso dire che il lato positivo sicuramente del film è che ritorna Seth Godin nei panni di Malcolm. Sì, lo so, sarà soltanto una comparsa, però io quella comparsa, quella frase che dice sulla vita mi ha già ispirato. Ha ragione, la vita non si ferma mai, va sempre avanti, trova una strada per andare avanti. E quello che infatti è la base, è la trama di base di Jurassic World, il regno distrutto. I dinosauri stanno cercando di scappare dall'isola perché tutto sta per esplodere e devono farsi largo in una nuova vita. E secondo me il finale di Jurassic World sarà con i dinosauri che regnano nel nostro mondo ora, non sono più sull'isola, sono tutti sparsi in giro. E la cosa sarebbe molto molto bella. Però bisogna vedere un attimo come l'hanno approcciata la cosa. E ora, passati quei lati positivi del film, purtroppo devo dire quelli negativi, purtroppo. Allora, il primo lato negativo che trovo di questo film sicuramente è che la trama somiglia tantissimo a quella di Jurassic World e Mondo Perduto. Guardate caso, Mondo Perduto, Regno Distrutto, dove i dinosauri sono in pericolo e devono essere salvati. E questa volta però salvati per davvero, perché lì sa per distruggersi. Quindi diciamo che è un'operazione di salvataggio molto più grande da fare. L'altro lato negativo, come ho detto prima, per l'esperimento genetico del Raptor, l'ibrido creato in laboratorio, l'Indoro Raptor, secondo me hanno un po' rotto il cazzo con gli ibridi, ovvero in primo se era il Dominus Rex si poteva anche stare come novità l'ibrido genetico in laboratorio. Però l'Indoro Raptor basta, infatti il regista ha confermato che da Jurassic World 3, che concluderà questa trilogia, non ci saranno più esperimenti genetici. Però è bello anche che sono tutti gli altri dinosauri, quello sì, e ce ne sono molti molti hanno detto in questo film, quindi vediamo un attimino come hanno gestito la situazione. Una cosa che non mi è piaciuta nel primo Jurassic World è la CGI, che qui mi sembra molto più realizzata bene. Sono tornati gli animatronics, perché le scene da vicino si vede tanto che sono utilizzati gli animatronics e sono molto contento. Finalmente un cast film di dinosauri che non è tutto fatto con computer grafica, come lo è stato il primo Jurassic World. Qua hanno usato gli animatronics per i conti ravvicinati, tipo quello mostro la bocca, i denti o gli occhi. E poi da lontano sono fatti con la computer grafica, che non è male, però è fatta bene, cioè è abbastanza realizzata bene comunque.
Poi bisogna vedere sul grande schermo come sarà. Comunque, è il primo blockbuster estivo questo, ragazzi. Se aprire con questo film l'estate non è male come idea, eh. È il vero primo blockbuster estivo. Dopo ne arriveranno altri, sono i film con The Rock, che non sono blockbuster, vabbè. Poi, vabbè, ne riesco comunque in film in estate, però questo è proprio il blockbuster estivo. Come lo è stato Transformers. Transformers ogni volta che usciva a giugno, apriva il blockbuster estivo. Quello è proprio il blockbuster estivo. Questo è un blockbuster perché diciamo che comunque è un film che più o meno tutti conoscono. E sono sicuro che incasserà anche per quello. E quindi bisogna vedere un attimino però come è stato realizzato il tutto. Poi finito Jurassic World e distrutto, vediamo che collegamento farà col terzo e ultimo capitolo della trilogia, ma in teoria anche della saga, hanno detto. Quindi 3 Jurassic Park e 3 Jurassic World. Vediamo. Vi ripeto, il film non è male, l'idea è di base del concept dell'isola che si distrugge. Praticamente noi quello che assisteremo in questo film sarà la re-estinzione nuova dei dinosauri. Quindi non è male l'idea di concept, vederla sul grande schermo poi essere ben realizzato. Comunque fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate di Jurassic World e di Distrutto, volete vedere l'uscita, mi interessa, non avete così per curiosità, senza troppo hype. Io non ho hype perché, però sono molto curioso, eh. Sono molto curioso, a me Jurassic Park sono piaciuti tantissimo, Jurassic World mi è piaciucchiato nonostante i difetti, vediamo questo qua come l'hanno realizzato, speriamo molto più meglio del primo, ma secondo me sì, dal trailer si capisce che è molto più avanti del primo. Seguitemi su tutti i social, Facebook, Instagram, Twitter, rimanete aggiornati su settimana prossima perché arriverà un casino di video degli tre. Ognuno ha indicato una conferenza e poi, naturalmente, live venerdì prossimo parleremo per l'ultima volta degli tre prima che inizi. E poi magari venerdì quell'altro ancora faremo una live parlando di tutto quello che hanno mostrato, cioè facciamo un po' di live sugli tre finché è in argomento fresco. Qui tutto da sé, sono a Sackface e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, un bacio al mio pubblico.